Ciao Fili. Oh, ciao, bene. Va Ciao. tutto bene, eh? Ehi, come stai? Dimmi. Bene. Ciao. Ascolta, allora, hai scritto un sacco di bellissime lettere e c'è qualcun altro che ne ha scritta una per te. Te la posso leggere? Certo. Ok. Ciao babbo, ti ho visto piuttosto giù di morale e questo ha provocato in me un certo fastidio. Non è bello vederti in quello stato. Certo, staccarti dalla quotidianità e andartene in un posto lontano era quello che ti serviva. Mi manchi e non poco, ma riesci sempre a regalarmi un sorriso. Quello resterà sempre uno dei tuoi talenti migliori. Purtroppo però molti non hanno ancora capito il tuo modo di scherzare e mi dispiace che per questo tu possa passare per l'uomo che non sei. Sai, sei diventato un idolo per tutti i miei amici, a scuola è un continuo parlare di te. Ah, levatelo ogni tanto quel cappellino, altrimenti ti cascano quei pochi capelli che ti sono rimasti. Bravo, grazie. Veramente. Se no te lo dicevo io. Babbo, anche se mi manca vederti, abbracciarti, parlarti, spero di vederti il più tardi possibile perché significherebbe che le cose sono andate per il verso giusto.